Buonasera, buonasera, brava gente, come va? Come state? Eh? Come state allora? Facciamo tre risposte. Bene, così così. Oppure non sto bene. Eh? E allora, come stiamo? Eccoci qua, qua siamo ai Fori Imperiali, vedete, brava gente, eh? E adesso vi porto qui nel cuore di Roma, il circo, cosiddetto Circo Massimo. Qui c'è il grande mercato della Coldiretti, eh? Come va, brava gente? Oh, ringrazio Andrea che stasera mi ha portato qui a casa. Domani pomeriggio sarò ad Arona, mi hanno detto, sul lago di Garda, non ci sono mai stato, e c'è questo momento di riflessione, condivisione sulla pace con Noah, la cantante che si sta battendo per la pace e che abbiamo avuto ospite anche nel programma Passione, era il programma sulla Pasqua, eh? Eccoci qua, brava gente. Allora, insieme a voi ascoltiamo la parola che ci accompagna, ci guida, e andiamo avanti, brava gente, eh? Ecco, vedete il grande mercato agricolo, vendita diretta a San Deodoro. Poi una mattina ci dobbiamo venire, conosciamo il presidente Prandini, che fu tra i primi firmatari del manifesto di Assisi. E qui stiamo in una delle belle chiese di Roma, però non mi chiedete il nome perché non lo so bene, devo ancora impararlo. Bene, però già la campagna di solidarietà continua, il 45515, mi raccomando, E io direi proprio qui, proprio davanti a questa chiesa che ricorda un po' questa presenza di Dio nel cuore di Roma, che ascoltiamo questa parola. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro, dei quali sa di cosa avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Eccoci qua, brava gente, eccoci qua, eh? E stasera è un invito bellissimo alla preghiera. Buonasera, buonasera. Grazie. Sto qua, la brava gente saluta, perché una volta sono venuto a mangiare in questo ristorantino e vedo che la signora viene, la proprietaria viene e dice: Parenzo, io ti seguo tutte le sere. E dico: vabbè, bingo, allora mi farà risparmiare, io ho detto. E eccoci qua, brava gente. Questo invece è il Circo Massimo, vedete? Qui c'è un po' di movida, come si dice in gergo. E così faccio vedere pure ad Andrea il famoso Circo Massimo. Ecco, speriamo che non ci atterrano. Ecco qui, speriamo. Si è andata bene, brava gente. Bene, allora
ho titolato Guarda in alto, guarda in alto, guarda in alto. Penso che sia una cosa bellissima guardare in alto. È la preghiera del Padre Nostro, brava gente, che è sempre stupenda. È la preghiera che ha rivoluzionato la Chiesa. Si stanno sgombrando, eccoci qui. Vedete, brava gente? Eccoci qua, E andiamo avanti. La preghiera del Padre Nostro, vi dicevo, quella preghiera che ha permesso a Francesco di dire d'ora in poi ho un Padre in cielo e per me gli altri sono tutti fratelli. Brava gente, ci credete a questo? Che abbiamo un Padre in cielo e che gli altri sono fratelli? Perché questo è un po' è il cuore del Vangelo. Ogni giorno è un buon giorno per imparare qualcosa dalla nostra relazione con Dio. Un elemento che ci avvicina a Lui, che illumina un dettaglio della nostra vita, una sfaccettatura del nostro carattere, una pagina della nostra spiritualità. La domanda dei discepoli è straordinaria. Essi vorrebbero imparare a pregare meglio, forse è una delle domande più belle che i discepoli fanno a Gesù. Gesù ci invita ad alzare lo sguardo. Nei momenti in cui parliamo della paternità di Dio, torniamo alla fonte, torniamo alla fonte. Quell'odierno è un passo presente in più Vangeli, riportato con alcune differenze sia dall'Evangelista Matteo che dall'Evangelista Luca. Troviamo una fedeltà duttile degli evangelisti, dal momento che i loro testi si rivolgevano anche a comunità diverse. E dunque, brava gente, ognuno eccoci qua, a Gesù. Ecco qua, adesso mi sono imbrogliato con le pagine, brava gente, solo un attimo. Stavo tornando indietro, solo un attimo. Vado alla pagina, brava gente. Eccoci qua. Uno, due, tre. E dunque ognuno ha il suo approccio, il più adatto a coloro cui si indirizza. Cosa volevo dire, brava gente? Cioè che se Luca si rivolge ad una comunità scrive in un determinato modo, se Matteo si rivolge ad un'altra comunità scrive in un altro modo, però rimanendo sempre fedele al principio, no? A quello che loro hanno vissuto con Gesù. Ecco perché da qui emergono poi delle differenze nei Vangeli, nella scrittura dei Vangeli. Un po' come un papà e una mamma che parlano in modo differente ai figli di età diversa. Cioè, se il papà e la mamma devono parlare con il figlio che ha 22 anni, si rivolgono in un modo. Se devono parlare al bambino che ha, al figlio che ha 7 anni, gli parlano in un modo diverso. Però è sempre un po' diciamo, la stessa verità che cercano di dire ai figli. E così anche un po' gli evangelisti. Ecco perché notiamo delle differenze. Il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. La preghiera non è informare Dio, ma fare memoria di Dio nella nostra vita. Questo è l'esercizio
cui siamo chiamati, che ci porta a riconoscere dove Dio è intervenuto nella nostra esistenza, attraverso le persone, attraverso una parola, attraverso una chiacchierata al bar o via etere. L'atteggiamento è quello della gratitudine, brava gente, perché da Dio siamo amati, siamo sostenuti, siamo salvati, siamo accompagnati e siamo liberati, brava gente. Io lo vorrei ripetere questo, eh? Da Dio siamo amati, il Padre nostro è questo, è l'amore di Dio. Siamo sostenuti, il Padre nostro è questo, il pane quotidiano. Siamo salvati, il perdono, Padre perdona noi e rimetti a noi i nostri debiti. Siamo accompagnati, Padre nostro, nostro. E siamo liberati, liberaci dal male. Vedete quante, quanta ricchezza ha il Padre nostro. Gesù ci invita ad alzare lo sguardo. Così fa Francesco, che matura un atteggiamento di crescita nell'amore quando legge la sua storia e coglie la paternità di Dio nella sua vita. Egli alza lo sguardo e incrocia quello di Dio. Prova gente, vi vorrei dire questo stasera. Incrociate lo sguardo di Dio. Ce lo vogliamo dire? Incrociamo lo sguardo di Dio. Ce lo scriviamo nei vostri commenti? Incrociamo lo sguardo di Dio. Sì o no, brava gente? Lo incrociamo lo sguardo di Dio? Voglio sentire, non sento. Sì, incrocio lo sguardo di Dio. La preghiera è questa, è un incrocio di sguardi. Signore, Tu lo sai. Io questo gli dico quando prego, Signore, Tu lo sai. Viene in mente qui uno dei capolavori di Charlie Chaplin, il grande dittatore, e alla struggente scena in cui il protagonista invita la dolce Hannah a guardare in alto e ad aver fiducia ovunque lei sia, perché prima o poi in cielo tornerà a splendere il sole e allora gli uomini usciranno dall'oscurità verso la luce, verso un mondo nuovo in cui si solleveranno al di sopra della loro avidità. Lì l'animo umano troverà le sue ali e spiccherà in volo in un glorioso futuro che appartiene a tutti noi. Bellissimo questa scena del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Lasciare abbandonare la propria avidità. Siamo chiamati come uomini e donne a trovare le nostre ali, a volare sull'arcobaleno verso la luce della speranza, verso il futuro, brava gente. Guardiamo in alto, brava gente. Ci guardiamo in alto? Sì o no? No, voglio sentire da voi, brava gente. Guardiamo in alto, Che se guardiamo a terra non incrociamo lo sguardo, Se guardiamo in alto, incrociamo lo sguardo. Io a proposito della preghiera aggiungo una piccola cosa, brava gente. Ecco, non sprecare parole significa fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio. Mi viene in mente cosa significa fidarsi di Dio. Mi viene in mente quella scena di un palazzo che viene incendiato. La mamma arriva, corre e sa che i pompieri stanno salvando le persone. A un certo punto il bambino sa, sulla facciata alla finestra, che grida mamma, mamma. La mamma lo sente e gli dice buttati giù. E lui dice mamma ma non ti vedo. E la mamma, nel guizzo di genio, dice non ti preoccupare, buttati, ti vedo io. Ecco, il Signore con noi è così, anche se a volte noi non lo percepiamo, non lo vediamo. Ecco, la preghiera è questa fiducia, ci vede Lui, brava gente, e ci fidiamo di Lui. Va bene? Andiamo avanti dopo questa piccola passeggiata qui costeggiando i fori imperiali? Bene, adesso vado ai saluti. Tutto a posto? Tutto a posto e niente in ordine? Forti?
forti, eh? Oggi ho sentito un po' di persone al telefono, un po' di brava gente, con alcuni ho cercato di rispondere alle vostre lettere, eh? Avanti, avanti, forti, eh? Forti, eh? Saluto, devo salutare stasera Maria di Giuda. Maria, un abbraccione, perché mi ha mandato due torte di melanzane con la cioccolata. E dato che io non sono goloso, non sono goloso, a Napoli mi sono scialato, No, che scherzo, brava gente, comunque io voglio ringraziarla. E poi saluto Annalisa Iuppariello, che pure ho sentito oggi, gli auguri per il figlio Antonio, che me ne ero dimenticato, ogni bene. Antonio, hai una brava mamma. Poi Giuseppe vorrebbe una benedizione per il figlio Rosario, 33 anni, ogni bene, E ancora poi Barbara vorrebbe gli auguri per i suoi 87, che numero è qui? Scusami, 67 anni, 7 anni, e una preghiera per i figli e i familiari, sicuramente, ogni bene, Barbara Cipriani. Forte, forte, avanti, C'era, ho 4 saluto, vediamo se riesco a prenderlo, vediamo un po'. Vediamo un po', l'avevo visto oggi. Lettera sul presepe. Ah, mi state mandando le lettere sul presepe per il Natale, sulle emozioni e sui ricordi del vostro presepe fatto in casa. Inviatele ancora, non vi preoccupate, l'email è enzo@buongiornobravagente.it. Ripeto la mia mail, enzo@buongiornobravagente.it. Va bene? Se mi dimentico qualcosa, perdonatemi. Anna Silocchi, avanti, stanca ma non ti devono mancare le forze, forte, forte. Poi c'era un altro augurio. Antonella Casanova, eccolo qui, vediamo. Domani 16 giugno è il compleanno della nostra nipotina Anastasia, compirà 3 anni. Nonna Antonella e nonno Carlo vorrebbero fargli gli auguri. Ma ancora di più vorrebbero che Parenze facesse gli auguri con una frase francescana. Va bene. Sii strumento della pace, fammi strumento della tua pace, fa questa preghiera che è una frase di San Francesco, ok? E avanti, Antonella e Carlo, ogni bene anche a voi, e ci siamo, possiamo andare? Ringrazio il buon Andrea che mi ha accompagnato. Andrea, tutto a posto? Tutto a posto. Andrea è un bravo vaglione, lui lavora molto giù ad Amalfi. Se avete bisogno di qualche barchetta, lui vi porta ad Amalfi, Bene, brava gente, ogni bene. Ci sentiamo, per chi può ci vediamo ad Arona domani pomeriggio. Vedete il programma su internet, che non lo so bene, come mi pare alle 18 o alle 17, ma non mi ricordo. Ad Arona, al castello con Noah. Ok? Forti? Forti? Fortissimi, Brava gente, una preghiera reciproca, San Francesco ci benedica e ci sostenga. Bene, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon cammino, brava gente. Buonanotte per chi va a riposare, buona giornata per chi si affaccia.